tutto pronto per Scimmialand Beverly Hills, altro match di under, subito Lanza che prova, Signoriello con le mani respinge e poi bravo, mani per il Beverly Hills, ancora fermi a 0 punti in classifica, ultimo posto per la squadra di Ferrante che oggi lo è colpaccio contro lo Scimmialand, invece dopo un buon inizio si è fermato soprattutto con la sconfitta a sorpresa contro gli FC Sconnetti Montana. Poi ecco Marco Lanza che la mette giù, apre per D'Amelio con il sinistro deviato, riesce a bucare Signoriello e subito 1-0 Scimmialand. D'Amelio, bravo D'Amelio, D'Amelio, palla per Filella d'avanzo, tutto solo, prova la rabona, Lanza, sombrero e poi tiro in fallo laterale, anzi la palla non esce nemmeno, questo è un nuovo record di Marco, complimenti. Palla per Pesa dall'altra parte, destro deviato, Telese, palla dentro, Di Maio non controlla bene, poi ancora Di Maio, sponda, Pesa la piazza, palla fuori, parte, pallone non si abbassa, Russo, destro alto, che poi d'avanzo, doppio rimpallo, alla fine la palla arriva a Quaglietta, schizza le parti di Pesa che col sinistro calcia, palla un po' lunga, Quaglietta ci arriva, chiuso, palla ancora però per Beverly Hills, con la gran giocata di Di Maio che la mette dentro, angolo, D'Amelio, finta, poi d'avanzo, col destro, signori, Caravo, Barone chiude, col pallone per D'Amelio, centrale d'avanzo, si gira a destro, Signoriello e poi piccolo, gira, tiro deviato, poi Quaglietta si coordina per la rovesciata, arriva il cross non male per Lanza, un po' lungo, ci arriva comunque Marco che poi viene chiuso, la palla è ancora sua, poi gran giocata, Lanza, Brandi, lunga verso Lanza, controllo, poi si scorda il pallone, poi trova l'assist per Piccolo, 2-0 la doppio Scimmialand, assist di Marco Lanza. Finisce il primo tempo di Scimmialand Beverly Hills, risultato di 2-0 per lo Scimmialand. Ancora lui, Quaglietta, passa in mezzo a due, bella giocata di Quaglietta che poi arriva in zona tiro, palla fuori, poi sbaglia il passaggio, Pesa, appoggia, Ravo in aria, destro, rete, la riapre Beverly Hills, 2-1, Ravo, palla per Ravo, dentro per Pesa, Pesa, destro, non riesce a dare forza, occhio qui, 3 contro 2, palla dentro, Quaglietta, destro, palo, e poi D'Amelio riesce comunque a uscire bene, Filella, Lanza, sponda, d'avanzo, sotto porta, De Fortis, 3-1 per le scimmie, segna anche De Fortis, palla fuori, e d'avanzo che passa col tunnel, poi D'Amelio, traversa, gran tiro di D'Amelio, questo pallone arriva a Lanza, chiuso da Ferrante, d'avanzo, calcia, signori, palla che resta lì, Telese allontana, Barone si libera, calcia col destro, traversa di Barone, d'avanzo chiude, Piccolo per Lanza, controlla e destro, fuori, grandi lunga, Piccolo prova a coordinarsi, d'avanzo e la gran parata di Signoriello, già battuta la punizione, Telese la piazza, gran gol, 3-2, Totaro, il fallo laterale, con le mani Lanza, De Fortis, la gira, rovesciata! E che gol ha fatto Piccolo, doppietta per lui, 4-2, super gol di Piccolo, 4-2 risultato, Ravo prova, palla alta, Lanza, Piccolo, chiude Russo, d'avanzo, Pula, bravo di testa, Brandi addosso a Pesa, prova ad arrivarci, ci arriva, e poi Pesa la mette dentro, 4-3, Piccolo,
destro fuori, cross tra le braccia di Dassari, arriva il fischio finale, vince lo Shimmerland 4-3 sul Beverly Imps. Allora siamo con Piccolo, Telese, Ferrante, finita la partita tra Shimmerland e Beverly Imps, vince lo Shimmerland non con qualche difficoltà, provocata da questi due più i loro compagni che hanno giocato finalmente una gara ad alto livello comunque contro una squadra forte nel vostro girone. Cosa? Mi stai zitto. Ma perché stai con questa posa? Vabbè, comunque, 0 punti ancora intanto, come vediamo, 0 punti ancora in classifica. Però abbiamo cambiato modulo, adesso non era vero. Modulo come è cambiato? Da spiega. 4-2-1 al, no, al 3-3-1 al 3-3-2. Ok, quindi questa secondo voi è la chiave per poi modificare qualcosa a lungo andare? Sì. Telese, hai fatto un super gol, a chi lo dedichi? Nessuno. Nessuno, belli, belli. Sei fidanzato? Sì. Sì? No. No, ok. Ferrante, vuoi dire qualcosa per proseguire questa stagione che per il momento non sta andando tanto bene? Che vinceremo le prossime, sarà difficile. Però ci proverete. Vabbè, ciao ragazzi, ciao a Telese, ciao a Ferrante, parliamo seriamente, piccolo. Ton euro gol, no Marco, tu devi andare proprio, no, puoi proprio entrare. Super gol, doppietta tra l'altro, chi dedichi questi gol? Pedro. Lo dico a Pedro, questo è il simbolo nostro. Possiamo far venire Pedro. Parto, senti zitto, sto facendo l'intervista mia. Ma prima, anni, dice, prima di Pasquetta avete giocato voi? No, non ho fatto niente, infatti sto morendo. Quindi l'ultima partita era la sconfitta con lo Sconnet sì, Team, che sì, vi aveva un po'... Ma è stato un falso passo, che però passo da come si vede... Vabbè, non so. Come si vede abbiamo giocato meglio, piano piano scaliamo. Obiettivo, sacco di voi. Purtroppo, scusa, sono diventato più alto. Purtroppo Under League non si può vincere più. Però Champions League ce la facciamo, metto la firma. Vabbè, grazie piccolo, in bocca al lupo, ciao Marco, anzi, ti saluto, ciao a tutti.